lasciamo la parola all'assessore Baldassarre. Grazie, e io mi scuso, chiederei il permesso di poter rimanere seduta perché oggi non posso stare molto in piedi, quindi mi scuso con tutti e ringrazio insomma l'invito e premetto alcuni concetti prima di passare all'illustrazione. Allora, innanzitutto io sono molto d'accordo con quanto ha detto la Presidente, le do atto di portare questa stessa determinazione e questa attenzione a ottenere dei risultati per Roma e per i cittadini in tutte le sedi. Questo è un aspetto molto importante per quello che ho sentito anche da parte delle opposizioni. Noi abbiamo un orientamento che punta ad ottenere dei risultati, quindi non ci basta soltanto, e passeremo all'illustrazione di quanto abbiamo previsto, ma ci interessa ottenere dei risultati per i cittadini, per le persone che abitano sul nostro territorio. E partiamo proprio da che cos'è un campo, no? È stata fatta una cronistoria, non è questa la sede, ma i campi sono dei veri e propri ghetti, che sono negativi per chi ci abita dentro, perché io sfido chiunque a pensare a come si viva all'interno di un campo e per chi ci vive intorno. Quindi sono un elemento negativo per tutti, un elemento negativo che, come giustamente veniva ricordato, ci sono voluti decenni a creare. Ci abbiamo messo decenni a Roma a creare questi campi e quindi quando lei giustamente ricordava non diteci ci vuole tempo, no? E ci dava, no? In qualche modo portava l'attenzione su questo, noi diciamo che noi stiamo facendo delle cose molto concrete e che questa amministrazione sta dando un'attenzione che non è mai stata data negli anni, passo dopo passo. Adesso passerò all'illustrazione. Il secondo aspetto è la questione dei soldi. Guardate, la stima dei fondi utilizzati negli anni per la gestione campi, che come sapete ha avuto anche dei profili penali gravissimi, non è questa la sede, ma ricordiamolo sempre, sicuramente non ha portato ad avere dei benefici né per le persone che vivono nei campi né per le persone che vivono fuori. Quindi noi quello che avevamo chiaro è che avremmo fatto qualcosa di sostanzialmente diverso dal passato e passo passo è quello che stiamo facendo. Avevamo degli strumenti che anche le amministrazioni precedenti avevano a disposizione e che non sono stati utilizzati. Una per tutti è il fatto che a livello europeo, così come a livello nazionale, sulla base delle migliori prassi anche di altri paesi, era stata declinata una strategia nazionale che Roma Capitale non ha mai attuato e che noi invece stiamo attuando. Allora, dico anche un'ultima cosa, il lavorare per piani, il fatto che noi ci siamo concentrati a redigere un piano, significa prendersi anche degli impegni precisi rispetto ai cittadini, rispetto a quello che viene fatto, perché significa, lo vedremo, avere una batteria di indicatori su quello che viene fatto non soltanto dal punto di vista del processo, ma anche dei risultati ottenuti rispetto alle persone. Significa anche, e questa è l'attenzione, arriveremo poi a parlare anche del bando, di avere la massima trasparenza per ogni singolo euro che viene utilizzato, compreso la fonte, perché per la prima volta, come veniva ricordato, noi stiamo dando priorità a utilizzare tutte le risorse a disposizione espressamente dedicate, esclusivamente dedicate a queste persone. Ma non è l'unica cosa che stiamo facendo, perché anche rispetto al dibattito mediatico che c'è stato, noi stiamo facendo tutta una serie di azioni proprio per contrastare la povertà delle famiglie tutte e stiamo appunto pubblicando a breve, perché abbiamo avuto la notizia di 7.800.000 euro che avremo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il rafforzamento dei servizi che andranno su progettualità per le famiglie che vivono sul territorio romano. Quindi dico a monte che non è che noi ci stiamo occupando soltanto di Rom e di risorse per i Rom europei, stiamo cercando di utilizzare tutte le risorse a disposizione proprio per migliorare la situazione dei cittadini. Allora, da dove siamo partiti? Noi siamo partiti proprio perché è stato un percorso diciamo molto partecipato anche da questo stesso municipio. Noi siamo partiti da una memoria di giunta nel 18 novembre del 2016 in cui sostanzialmente ci siamo dati degli obiettivi precisi e un programma da rispettare. Il primo diceva, e ci arriviamo subito dopo, di arrivare ad una delibera entro gennaio. Noi quindi ci siamo presi un impegno già a novembre e con delle scadenze precise. La delibera l'abbiamo anticipata il 16 dicembre.
abbiamo creato un tavolo cittadino per l'inclusione delle popolazioni rom, sinti e camminanti. Questo era un atto dovuto rispetto a quello che è previsto dalla strategia nazionale. Qui ricordo che questo tavolo cittadino, che ha ha portato poi alla stesura del piano, è stato composto, innanzitutto, che cosa prevedeva? Il tavolo ha il compito di elaborare un piano di programmazione e progettazione di interventi di breve e lungo periodo per la graduale chiusura dei centri di raccolta e dei campi rom presenti nel territorio capitolino. Questo era esattamente dare risposta all'impegno preso con i cittadini, che l'obiettivo era il superamento dei campi rom. Lo dico perché quello che veniva ricordato adesso rispetto agli insediamenti spontanei, gli insediamenti spontanei sul territorio romano non sono soltanto insediamenti di rom, lo sappiamo tutti perché ci vediamo sul territorio, e vi aggiungo, appunto, vi do anche che noi stiamo andando in giunta con un piano per la vera fragilità abitativa, che sarà il modo per rispondere finalmente alla situazione anche degli insediamenti, non solo rom, ma di tutte le persone che sono realmente in bisogno e che non hanno altra alternativa che la strada in questo momento. Quindi questo tavolo doveva predisporre entro il 31 gennaio 2017, quindi a proposito di tempi, questa è una delibera del 16 dicembre, noi ci siamo presi l'impegno il 31 gennaio del 2017 di avere, appunto, il piano, e questo piano è stato scritto da questo tavolo, che è stato formato dal vice capo di gabinetto, suo delegato, i presidenti dei municipi, i direttori di tutti i dipartimenti, perché negli anni un errore che è stato commesso è stato quello di lasciare soltanto al Dipartimento Politiche Sociali il tema dei rom, sinti e camminanti. È invece una questione che investe tutti i dipartimenti, compresi poi, per gli aspetti che venivano anche ricordati, i rappresentanti del corpo della polizia locale. A questo tavolo hanno partecipato anche le ASL, le forze dell'ordine, e poi c'è stato il tema molto importante della rappresentanza delle popolazioni rom, sinti e camminanti, che è un tema, e voi sapete, la strategia nazionale ci impegna a coinvolgere anche la rappresentanza di queste associazioni nella stesura del piano. Allora, noi qui abbiamo fatto una cosa sostanzialmente diversa rispetto al passato, cioè non abbiamo chiamato le associazioni in modo discrezionale, ma ci siamo rivolti all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali, che è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove c'è un albo, e quindi abbiamo coinvolto nella struttura di questo piano le associazioni iscritte a quell'albo, che è un criterio molto importante nella democrazia, non chiamare in modo discrezionale le associazioni, ma quelle iscritte all'albo hanno quindi partecipato alla stesura di questo piano. Quindi noi siamo arrivati, e questa era la delibera 117, appunto, del 16 dicembre 2016. Quindi il piano è stato mandato in bozza, è stato poi discusso, sono stati fatti molti incontri e sono stati inviati anche pareri scritti, abbiamo avuto anche dei rappresentanti europei che hanno comunque dato il loro parere, proprio perché abbiamo cercato di mettere a frutto tutte le sinergie possibili, e finalmente siamo arrivati all'approvazione del piano il 26 maggio 2017, a proposito di tempi. E questo, appunto, è chiaramente con la delibera numero 105. Allora, questo piano che cosa ha previsto? Innanzitutto, la questione centrale che veniva ricordata, e che è la vera sfida dal punto di vista operativo, è che noi dobbiamo tenere insieme i quattro elementi della strategia nazionale, che, ripeto, sono stati individuati sulla base delle migliori prassi e di come ha funzionato altrove l'inclusione di queste persone, perché queste persone non sono discriminate come avviene sul nostro territorio in altre zone, c'è sempre una difficoltà, ma chi vuole stare nella legalità, chi vuole mandare i propri figli a scuola, chi vuole sfruttare, no, le opportunità che tutte le persone che vivono sul territorio hanno, chi vuole, ripeto, stare nella legalità deve avere la possibilità di farlo, cosa che, essendoci i campi, in questo momento non è possibile. I quattro elementi che vengono tenuti insieme sono chiaramente il tema dell'istruzione, il tema della salute, il tema del lavoro e dell'abitazione. Adesso entreremo poi nel dettaglio. Allora, questo piano
è stato elaborato sulla base della strategia nazionale, ma anche sulla base di quanto già esistente sul territorio romano. E questa è un'altra chiave di lettura, perché nei campi in realtà ci sono vari soggetti, sia pubblici che privati, che intervengono, da associazioni parrocchiali alle ASL, dalla Commissione europea appunto al Consiglio d'Europa. Nel senso, abbiamo un pullulare di soggetti, ma non c'era alcuna regia tra questi interventi. Quindi anche qui con un enorme dispendio di energie e di risorse. Quindi la chiave anche di questo piano è avere una regia pubblica in mano a Roma Capitale per coordinare diversi interventi. E questo è fondamentale, perché nell'orientamento ai risultati significa che tu metti intorno a uno stesso tavolo i diversi soggetti che agiscono, ripeto, dal livello internazionale col Consiglio d'Europa alla parrocchia col livello più locale, e cerchi appunto di avere una progettualità e proponi una progettualità comune. Noi con la delibera abbiamo previsto che il tavolo sia un tavolo permanente. Questa è l'altra chiave, perché noi abbiamo, e già sono stati convocati tutti i tavoli, abbiamo creato dei tavoli municipali sui piani, proprio perché, sui campi, proprio perché è importante la dimensione municipale anche per poter agire in modo efficace. Quindi ci saranno dei tavoli municipali che sono dei tavoli molto operativi. Sono dei tavoli molto operativi che hanno già iniziato a lavorare, proprio perché abbiamo bisogno di azioni molto concrete. Quindi abbiamo creato questo meccanismo proprio per appunto ottenere dei risultati. E da dove siamo partiti? Dal contarli, cioè banalmente da dire: ma quante sono le persone in questo momento nei campi? Questo è stato il censimento già realizzato, per cui appunto è stato fatto, e sulla base di questo censimento che poi noi appunto realizziamo i diversi interventi di cui adesso parliamo, e questo è stato un censimento realizzato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. E quindi voi sapete che abbiamo complessivamente 4.503 persone nei campi. Io veramente vorrei portare l'attenzione a questo numero. Cioè 4.503 persone. Quindi porto l'attenzione a questo numero, perché poi noi abbiamo la responsabilità politica da parte nostra, chiaramente, ma c'è una responsabilità anche nei confronti appunto dei media. È importante dirlo, tutto questo allarme sociale che si crea, 4.503 persone, questo significa che è nelle nostre possibilità superare e chiudere tutti i campi. Perché sono 4.503 persone, allora, quindi divisi chiaramente campo per campo. Allora, noi siamo partiti dal tema dell'abitare. Qui dividiamo in due le parti, nel senso che, per, come sapete, per la Barbuta e per la Monachina, e poi si è aggiunto anche il Camping River, noi andremo in modo sperimentale ad attuare tutte le azioni del piano. Quindi questa è una grande opportunità, perché noi non abbiamo previsto degli interventi slegati tra di loro, ma questa è la sperimentazione, quindi c'è un grande lavoro, una grande attenzione dall'Europa al municipio, ai cittadini, per vedere come andranno le cose, se realmente le azioni che abbiamo ipotizzato avranno un effetto positivo. Allora, sulla questione dell'abitare, qui lo dico perché è stato scritto tante cose imprecise. Io tra l'altro vengo oggi appunto... Siamo stati in Commissione Politiche Sociali stamattina capitolina su altro tema, che è appunto il lavoro sulla disabilità. Però faccio anche e vengo quindi da quella sede in cui ci confrontiamo chiaramente anche maggioranza ed opposizione. Allora, sulla questione dei Rom, come sapete, c'erano state due delibere di iniziativa popolare, no? Due delibere che sono state discusse in consiglio in parte, e chiaramente quando invece 3 settimane fa abbiamo avuto in Commissione Politiche Sociali l'audizione e abbiamo presentato questo piano, abbiamo potuto confrontarci con le opposizioni anche. Cioè, è evidente come ci sia anche un pregiudizio iniziale rispetto a non funzionerà tutto questo. Poi però vi dico che anche entrando nei dettagli delle delibere di iniziative popolari che i diversi partiti poi hanno più o meno sostenuto, vi diciamo anche che noi in molti casi siamo andati oltre quello che era lì previsto. Entrando nel dettaglio, e rispetto all'abitare, per esempio, noi per la prima volta non prevediamo la creazione di situazioni intermedie.
E questo è un aspetto fondamentale, perché lo sapete, anche nel dibattito rispetto alla chiusura del Camping River, a un certo punto era venuto fuori, verranno trasferiti alla Barbuta, a Salone o quant'altro. Noi non stiamo ragionando con questo tipo di impostazione, in cui spostiamo il problema semplicemente da A a B. La Presidente prima ricordava come sono stati creati i campi attuali, no? In cui, voglio dire, incontrando gli abitanti del Camping River, ci dicono, noi ci avevano detto che saremmo stati qua 2 mesi, siamo qua da 7 anni. Questo è il tipo di situazione che noi troviamo su tutti i territori. Noi adesso stiamo cercando invece di dare delle soluzioni di sistema. Allora, a chi si rivolgerà questo piano? Questo piano non è per tutti, per tutte le famiglie che abitano nei campi, questo lo dico forte e chiaro, perché i campi non sono stati creati perché sono famiglie povere o disagiate, sono stati creati su base etnica. La conoscenza del fenomeno al quale veniva richiamato è anche dirlo e dichiararlo chiaramente. Quindi noi in questo momento stiamo facendo una scelta di campo politica chiara, cioè chi ha con le proprie forze può andare fuori, andrà fuori dai campi. Noi ci stiamo rivolgendo con questo piano alle famiglie più fragili, a chi non ha alternativa, a chi per la condizione sia dal punto di vista patrimoniale, e questo controllo, dato che anche su questo sono state dette molte imprecisioni, questo controllo verrà fatto famiglia per famiglia, non a campione, e sarà un controllo realizzato attraverso la collaborazione con le altre istituzioni che sono competenti, sia nazionali sia europee. Quindi stiamo cercando di fare un'analisi molto dettagliata che è già stata avviata, perché come sapete adesso tra l'altro i dati sono incrociati. Quindi la scelta politica che ha compiuto questa amministrazione è che devono essere in carico a Roma Capitale, per il periodo previsto dal piano, i nuclei fragili. Cioè chi realmente non ha alternativa, chi non può farcela da solo, e questa è una scelta che noi non è che stiamo compiendo rispetto ai Rom. Noi come ente locale abbiamo un obbligo nei confronti di tutti i nuclei fragili. Per questo vi parlavo adesso della delibera che stiamo facendo su anche la parte di fragilità abitativa, perché noi stiamo cercando di dare un'attenzione alla fragilità tutta. Ma vi faccio un altro esempio: voi sapete i tanti senza dimora che stanno in giro, no? Li vediamo tutti. Noi lì abbiamo attivato una progettualità col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per più di 4 milioni di euro per lavorare sui senza dimora e lavorare anche su una questione particolare dei senza dimora, che sono quelli che finiscono in ospedale e che poi non sanno dove continuare le cure in quel modo, no? Quindi noi stiamo cercando, per dire, di avere un ventaglio di diverse azioni per tutte le fragilità. In questo caso ci occupiamo delle fragilità dei Rom, grazie appunto a questo piano, e noi prevediamo un ventaglio di possibilità abitative. Allora, innanzitutto lavoro situazione per famiglia, famiglia per famiglia, e individuazione dei nuclei che hanno la volontà di uscire dal campo, perché questo è anche un aspetto fondamentale. Chiunque conosca la situazione dei campi sa che ci sono dei nuclei che vogliono uscire dal campo, e alcuni lo stanno facendo già spontaneamente dai dati che noi abbiamo, anche perché quando si capisce che si sta facendo qualcosa di sostanzialmente diverso, si capisce anche che non si avrà diritto per sempre a stare in quella situazione, e quindi anche le famiglie nella propria progettualità familiare fanno appunto delle scelte. Abbiamo fatto un discorso rispetto alla questione dell'autorecupero del patrimonio immobiliare comunale degradato. Questo è per loro, ma non è soltanto. Mi scusi, Assessore Baldassare, se la interrompo, perché mi stanno arrivando domande sulle tempistiche. Io ricordo che questo è un consiglio richiesto dalle opposizioni per avere delle informazioni sul piano. Quindi immagino che in riunione di presidenti dei gruppi consigliari si sia stabilito che erano le risposte quelle che interessavano e non sia stato previsto. Infatti, Presidente, lo schema era lo stesso del consiglio su AMA, con le stesse tempistiche, perfetto. Quindi su questo fronte c'è il capigruppo, non ci sono stati problemi. No, voglio dire, penso che i cittadini siano che forse non sono informati piano di quello che è successo in capigruppo. Grazie. Vorrei solamente ripetere le domande: avevate tutti 10 minuti di tempo, era stato deciso prima, quindi gli interventi potevano essere schedulati. Presidente, in maniera mi scusi, tale da ma fare chi è che ha fatto apposto questioni sulla tempistica? Stiamo riuscendo tutti, anzi siamo molto interessati, quindi no, il tema guardi, lo pone lei. Se io lo dico, evidentemente avrò i miei l'ha motivi. L'ha chiesta, chi l'ha fatta sta domanda? Lei non si preoccupi. Non si preoccupi, io sto qua come lei, anzi mi ha interrotto, era molto interessante. No, io infatti adesso le ridò subito la parola, ma siccome mi sono venute domande, mi dispiace per lei, non è che può vedere tutte le domande che mi arrivano.
Per favore, io vorrei dire, evitiamo di chiedere se l'assessore ha dei tempi, perché l'assessore non ha dei tempi, risponderà a tutte le domande che sono state fatte. Grazie. Avanti. Ok. Allora, poi chiaramente c'è la possibilità, in questo ventaglio, parlavamo del ventaglio rispetto alle misure dell'abitare, quindi c'è anche tutto il tema del mercato immobiliare privato di abitazioni per i beneficiari, chiaramente che sono in possesso delle condizioni per appunto affrontare le spese, quindi come tutti gli altri. Invece abbiamo previsto l'adozione di misure temporanee, ripeto temporanee, di sostegno economico in favore dei nuclei familiari in condizioni di fragilità, e questo proprio per accompagnare. Guardate, questo c'è un'esperienza, per esempio faccio un esempio per tutti, nella regione autonoma di Madrid, in cui la regione autonoma ha scelto di comprare le case, no? Hanno fatto una scelta di comprare le case, noi non stiamo comprando le case, stiamo dando una misura temporanea massima per 2 anni per i nuclei maggiormente fragili. Sì, sempre con quei fondi, chiaramente. Quindi in quel caso, per esempio, anche nel caso di proprietà delle case, loro hanno previsto delle misure di accompagnamento all'abitare. Quindi noi sappiamo che per far uscire dei nuclei familiari, in questo caso fragili, dai campi, abbiamo bisogno di misure di accompagnamento all'abitare. Abbiamo previsto poi, tra le altre cose, anche dei progetti di rientro assistito volontario per le famiglie che sono arrivate più recentemente sul nostro territorio. Ora, prima veniva giustamente detto, la popolazione rom sinte e camminante è una popolazione molto composita, sia dal punto di vista della provenienza, sia dal punto di vista dello status giuridico. Abbiamo dagli apolidi agli italiani, tanto per essere chiari, e l'aver per tanti anni considerato questa popolazione come nomade, e c'è tanto, no, nel nostro pregiudizio su questo. Io lo dico sempre, c'è gente che non so quanti di voi abbiano cambiato casa, c'è gente che magari da 30 anni sta o quasi sta nello stesso campo, probabilmente siamo più nomadi noi che abbiamo cambiato casa che tanti loro. È una battuta, però, per dire che noi dobbiamo conoscere molto, in modo molto approfondito, il fenomeno, e per questo è importante fare un discorso famiglia per famiglia. Quindi anche la possibilità di rientro assistito volontario per le famiglie, così come spostamenti anche in altre province e comuni. Cioè, qui si vuole favorire la mobilità e favorire il progetto delle famiglie stesse. Quindi per le azioni correlate, chiaramente c'è questo lavoro in corso anche con la prefettura in sede Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, ma non solo, per i controlli, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, l'INPS. Questa è una parte fondamentale di questo percorso, proprio perché noi vogliamo doverci occupare e poterci occupare solo dei nuclei che hanno diritto appunto a tutto questo. E poi chiaramente, per quanto riguarda i due campi, la Barbuta e la Monachina, e adesso, come abbiamo detto, anche il Camping River, ci sarà anche l'adozione di alcune misure sistematiche. In particolare, noi abbiamo iniziato con il supporto dei gruppi di polizia locale, ma così come anche in sinergia con i servizi territoriali, comprendere se vi sia la situazione di presenza di minorenni con nucleo familiare, la presenza di persone con particolari fragilità, patologie o disabilità, l'esperienza lavorativa, anche se informale, o di ricerca di inserimento lavorativo. Questa è una parte molto importante chiaramente del ragionamento, e anche tutta l'attivazione magari di percorsi già pregressi. E questo per quanto riguarda la parte di misure per l'abitare, in estrema sintesi. Per quanto riguarda l'occupazione, è l'altro tema appunto che affrontiamo. Allora, innanzitutto si partirà con una mappatura delle risorse, un'analisi proprio dal punto di vista dettagliato del capitale sociale, delle competenze e anche l'organizzazione, questo campo per campo. C'è poi la previsione di corsi di formazioni finalizzati alla creazione e alla conduzione in autonomia di piccole realtà imprenditoriali di livello locale, la creazione di relazioni fattive con il tessuto produttivo delle aree interessate e di quelle immediatamente limitrofe, al fine di sostenere nella pratica l'inclusione lavorativa, l'implementazione di forme attive di accompagnamento al lavoro in modo da garantire un certo livello di autosufficienza economica che permetta di provvedere al reperimento di un'abitazione sul mercato, la creazione di ditte individuali e cooperative miste di servizi, forme di accompagnamento al lavoro, anche in particolare per i giovani, con tutte le possibilità già previste, l'adozione di misure temporanee di sostegno economico, e qui entriamo poi nel merito della sperimentazione che verrà realizzata anche appunto, come dicevamo, alla Barbuta.
scusate. Poi c'è tutto un lavoro che si sta facendo con la Direzione Generale Employment della Commissione Europea per individuare alcune modalità anche per i sistemi di sostegno al microcredito. L'individuazione di un percorso nel rispetto della normativa di settore di primo livello che porti alla regolarizzazione dei riciclatori del metallo, questo d'intesa con AMA SPA e nel rispetto del piano rifiuti, e questo è tutto un lavoro per il quale c'è, come sapete, un albo dei gestori ambientali del Ministero dell'Ambiente, quindi noi stiamo inserendo questo in un filone già diciamo normato anche a livello nazionale. E il tema dell'individuazione di spazi da destinare ai mercatini dell'artigianato, su questo c'è stato un grande dibattito, noi qui avevamo fatto, proprio perché, diciamo, per essere più chiari, avevamo messo una splendida parentesi che dice non delle merci di seconda mano, quindi lo ridico perché anche su questo c'è stata una grande... sì, appunto, una grande disinformazione, e questo in aree a ciò predisposte dai municipi, che chiaramente tutto questo anche verrà normato. E poi anche per quanto riguarda il tema di tutta la gestione dei rifiuti, questa è una possibilità sempre all'interno dell'intesa con AMA e quindi all'interno del piano rifiuti. E io qui vorrei dire una cosa fondamentale. Noi parte centrale di questo piano è utilizzare le possibilità che già sono nelle disponibilità e quindi i servizi che già sono accessibili, cioè che sarebbero già accessibili. E questo è quanto si fa anche a livello internazionale, cioè rafforzare le capacità delle persone di poter accedere ai servizi. Quindi questo significa che noi non è che spendiamo di più per queste persone, tanto per essere chiari, ma quanto facilitiamo il loro accesso ai servizi. Nel facilitare il loro accesso ai servizi e alle opportunità, li facciamo uscire da una situazione di emarginazione ed esclusione sociale. Chiaramente è la scelta a monte della famiglia, come dicevamo, di percorsi per la legalità. E ne è un esempio il tema della scolarizzazione, che so appunto prima ne avete anche parlato. Allora, noi qui, voi lo sapete, negli anni sono stati fatti vari progetti su Roma. E io faccio sempre l'esempio perché mi ha particolarmente colpito su quanto ci sia un approccio che porti a considerare anche i ragazzini rom, sinti e camminanti in modo diverso, proprio dal punto di vista dell'impostazione iniziale. Cioè, noi rispetto agli altri bambini e agli altri ragazzi chiediamo chiaramente se uno è iscritto a scuola, e c'è l'obbligo, ricordo, no? Ci ricordiamo tutti, se un ragazzino ci va a scuola, ma anche poi i risultati. Cioè, va bene, va male, consegue il titolo. Anche dal punto di vista della raccolta dei dati rispetto alla scolarizzazione di questi ragazzini rom, sinti e camminanti, questo non viene fatto. Questo è un esempio, come per tutti, noi abbiamo già in qualche modo dato un certo tipo di destino a questi bambini e a questi ragazzi, non trattandoli come tutti gli altri. E chiunque abbia esperienza diretta o indiretta di scolarizzazione sa quanto che per la riuscita scolastica, ma io penso che possiamo parlare anche di situazioni, no, tutti noi abbiamo vissuto situazioni del genere vicino o lontane, per la riuscita scolastica di questi ragazzini è molto importante che la scuola sia un valore per l'intera famiglia. Allora, io, permettetemi, ma qui io ho iniziato, diciamo, a occuparmi di sociale, e c'era qui, chi è del luogo se lo ricorda, perché qui dietro i rottamatori c'era tutta una baraccopoli a metà degli anni Ottanta, no, di italiani, e diciamo, noi con un gruppo di volontari facevamo un dopo scuola. Io ve lo dico perché, come esperienza personale, me la ricordo questa mamma che andava a prendere questa ragazzina in una baracca, e questa mamma ce la faceva trovare con un grembiule perfettamente stirato, un indimenticabile grembiule a quadrucci bianco e rosa. Dico questo perché quando è un valore per la famiglia la scolarizzazione, i ragazzini vanno bene a scuola. E questo lo sappiamo perché è stata la storia di tante delle nostre famiglie, anche di queste zone. Quindi questa è la sfida, cioè è stato possibile, nel senso che proprio qui alle nostre spalle dei baraccati, appunto 30 anni fa, hanno avuto poi una sorte migliore, no? Quindi questo è possibile farlo, deve essere una scelta della famiglia. Quindi per la scolarizzazione noi che cosa abbiamo detto? Evitare quanto più possibile azioni di assistenzialismo che rendano passivi i soggetti, cioè
I ragazzini che possono andare da soli a scuola devono andare da soli a scuola. Le famiglie che possono accompagnare i ragazzini devono accompagnare i ragazzini, perché anche questa forma, no, di assistenzialismo dal punto di vista proprio anche del trasporto, banalmente, ma così come all'interno noi nell'azione che faremo e che stiamo progettando di contrasto alla dispersione scolastica tutta, avremo una grande progettualità su Roma, che è quella di aprire tutte le scuole il pomeriggio e tutte le scuole anche l'estate per tutte le famiglie più disagiate. E questo è il vero cambiamento: rom, italiani, stranieri, cioè la parte importante è cambiare le strutture portanti che stanno sul territorio, e la scuola su questo ha un ruolo fondamentale, perché chiunque sa, e questo anche i dati dell'Istat ce lo dicono, che quando un ragazzino non c'ha la possibilità di studiare a casa, ma di studiare a casa perché magari c'è un conflitto in quella famiglia, di studiare a casa perché non c'è uno spazio adeguato, di studiare a casa perché vive appunto in una baracca, se avesse la possibilità invece di studiare, di fare compiti a scuola, quel ragazzino andrebbe meglio, perché avrebbe un posto dignitoso per lui. Allora noi sulla scolarizzazione non faremo delle azioni diciamo come nel passato rispetto ai ragazzini che vivono in questi campi rom, ma inseriremo loro in un ragionamento che stiamo facendo per tutti i ragazzini che in questo momento non riescono ad andare bene a scuola. E il cambiamento della vita delle scuole e della presenza delle scuole sul territorio è parte integrante. Per questo noi stiamo lanciando questo progetto di scuole aperte, che siano aperte il pomeriggio e aperte l'estate, perché sappiamo bene che molte delle nostre famiglie non possono più permettersi le vacanze e il tempo estivo diventa un tempo vuoto per questi ragazzini. Invece noi, grazie a una scuola pubblica aperta anche appunto in orario extrascolastico, e su questo appunto siamo per approvare una memoria di giunta che metterà i fondi della legge nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a disposizione dell'apertura delle scuole. Questo anche per i ragazzini rom, sinti e camminanti, ma per tutti i ragazzini che vivono sul nostro territorio. Poi chiaramente avviare un processo di responsabilizzazione tale da consentire ai soggetti di assumersi autonomamente il proprio progetto di vita. Questa è una questione fondamentale. Chiunque conosca i rom sa che si aspettano delle cose. Invece è importante cambiare il fatto che tu devi fare la tua parte. Per questo poi ci torneremo, noi abbiamo previsto proprio il fatto di siglare dei patti di responsabilità, perché queste famiglie devono tornare a prendere in mano il loro destino se vogliono appunto fare dei percorsi di legalità. Evitare azioni che comportino la segregazione e la ghettizzazione dei soggetti. Guardate che se noi abbiamo fatto il percorso di un ragazzino che viene preso da un campo, no? Arriva in ritardo a scuola, viene ripreso prima da scuola perché appunto i tempi sono questi, molto spesso dentro le classi non riescono appunto ad includersi. Io sfiderei chiunque di noi, io lo dico, chiunque di noi arrivare in ritardo e andare via prima, vi dico l'unica cosa. Perché questa è l'organizzazione in questo momento, no, sul territorio. Allora, qualunque ragazzino, io vorrei dire, no, i nostri ragazzini, diciamola così, li tengono in classe appunto, però voglio dire, arrivano in ritardo nella grande maggioranza e vanno via prima. Allora, questo che diritto allo studio, eh? Quindi questa è una forma che crea problemi e che, sulla quale appunto intervenire. Poi chiaramente aumentare la consapevolezza tra i genitori sull'importanza dell'istruzione dei propri figli. Noi lo sappiamo, un elemento fondamentale, le chiacchiere fuori scuola tra genitori sono un elemento di inclusione enorme. Lo sappiamo tutti, il partecipare alla vita della scuola, andare ai colloqui, partecipare, è una parte fondamentale. Questo è il modello organizzativo finora è portato avanti per anni, non ha consentito tutto questo. Chiaramente avviare processi di integrazione sociale favorendo la permanenza dei soggetti in ambienti di pari, questa è la parte fondamentale, promuovere l'iscrizione ai nidi. Tutti i dati mostrano come la fase prescolare è fondamentale per il resto della vita. Noi stiamo facendo un lavoro sul regolamento 06 e saremo tra i primi enti locali ad avere un regolamento 06. Sapete, c'è stata una modifica normativa, no, con i decreti attuativi della buona scuola, proprio perché vogliamo abbassare le tariffe per tutti, non soltanto per i rom, perché i nidi devono, appunto, sapete quanto sia una barriera di ingresso forte.
morte. Incrementare e quindi qualificare la frequenza scolastica dalla scuola dell'infanzia fino alla conclusione del percorso formativo, migliorare i livelli di apprendimento delle giovani generazioni rom, sinti e camminanti, responsabilizzare gli adulti sulla scolarizzazione verso il traguardo per l'autonomia. Noi abbiamo inserito, lo vedremo dopo, i genitori hanno l'obbligo di mandare a scuola i ragazzini. I genitori hanno l'obbligo, come tutti noi, e quindi ci sarà un controllo ferreo anche da questo punto di vista, di assicurare appunto la frequenza scolastica. E chiaramente c'è bisogno di promuovere un'attività costante di formazione per il personale docente e i dirigenti scolastici. Noi siamo su questo inseriti in un progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che viene realizzato in diverse città, e questo chiaramente ci porterà appunto a coinvolgere l'intera scuola, non soltanto diciamo i ragazzini rom, sinti e camminanti, perché sappiamo che questo è parte fondamentale del ragionamento. Sulla salute, allora, anche qui il GRIS, che è questo gruppo immigrazione e salute della Società Italiana di Medicina per l'Immigrazione, che è una realtà su Roma da diversi anni, che porta avanti un dibattito e un lavoro congiunto tra dalle ASL appunto alle associazioni, e aveva proposto alla Regione Lazio un piano di intervento. Noi lo siamo andati, li abbiamo incontrati, li abbiamo studiati, quindi anche lì non ci sostituiamo in questo caso alle ASL, che hanno appunto il compito, e questo era quello che diceva prima la Presidente, cioè ognuno deve fare la propria parte come istituzione. Le ASL hanno un compito specifico. In questo piano di intervento sociosanitario in favore delle popolazioni romani a Roma, che è appunto stato adottato come progetto dalla Regione Lazio il 16 novembre del 2016, si prevede di valutare lo stato di salute e promuovere le vaccinazioni dei bambini 0-14 nei campi, creare percorsi di presa in carico con particolare riferimento ai bambini affetti da condizioni patologiche di particolare complessità assistenziale, offrire attivamente visite specialistiche a tutta la popolazione, fornire informazioni sul diritto alla salute, sulla modalità di accesso alla fruizione dei servizi in funzione di orientamento ai servizi sociosanitari, attuare interventi di educazione alla salute ed ascoltare, raccogliere e analizzare i bisogni della popolazione incontrata. Questo, per dire, è un esempio di come noi non intendiamo sostituirci alle istituzioni, ma lavorare insieme secondo la chiave diciamo di interpretazione del piano che vi dicevo prima. Allora, per il progetto sperimentale, noi tutto questo lo sperimenteremo alla Barbuta, ricordo 656 persone organizzate in circa 100 nuclei familiari, questi sono i dati sulla Barbuta del censimento appunto di cui vi parlavo prima, la Monachina, che sono 115 persone organizzate in circa 30 nuclei familiari, tutto questo con le risorse, come già ricordato, del PON Metro 2014-2020, che sono appunto a disposizione di Roma Capitale. E faccio un'ultima postilla sul piano, che è la parte di collaborazione internazionale ed europea. Noi stiamo molto lavorando in rete con la dimensione europea perché chiaramente... Abbiamo cercato di attivare, come vi dicevo prima, tutte le azioni possibili. Allora, il piano prevede, e lo trovate, insomma, lo avrete visto, tutta una batteria di indicatori. Questo è per essere coerenti con quello che dicevo all'inizio, l'orientamento ai risultati. Abbiamo inserito tutta una parte dedicata proprio al monitoraggio e alla valutazione. Guardate, questo dal punto di vista della programmazione è un aspetto fondamentale, perché significa che io non soltanto dico che faccio le cose, svolgo i progetti, porto avanti le azioni, ma anche mi autovaluto su come stanno andando le cose. Questo noi abbiamo inserito nel piano. E abbiamo inserito proprio un'articolazione del processo di monitoraggio e valutazione. Quindi la revisione periodica e l'aggiornamento eventuale degli indicatori, cioè un piano, chiunque programmi bene sa che un piano non deve essere scritto nella pietra, ma devi monitorare e valutare il piano stesso come sta andando. E quindi vi faccio degli esempi per non portare via troppo tempo. Ad esempio su quello di cui abbiamo parlato, la scolarizzazione, tra gli indicatori che noi utilizzeremo proprio per dire come sta andando, no? Stiamo ottenendo dei risultati, il numero degli alunni coinvolti ogni anno, l'iscrizione a corsi di formazione, l'iscrizione a corsi di italiano L2, il numero di iscritti a scuole dell'obbligo, gli iscritti agli istituti superiori, si faceva l'esempio, no, prima della difficoltà anche dell'iscrizione alle superiori, il numero di frequenze
E poi la percentuale di ragazzi che proseguono l'istruzione oltre l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il numero di alunni che rimane nel sistema scolastico, i risultati, cioè gli indicatori relativi alle effettive capacità di calcolo, di lettura, di scrittura, il conseguimento di certificati di formazioni, la continuità del percorso educativo, il confronto tra scolarità maschile e femminile, l'età media dei matrimoni, il numero di alunne che rimane nel sistema scolastico, perché poi non abbiamo adesso molto tempo, ma c'è una questione di genere enorme. Voi considerate che dal punto di vista dei dati sulla giustizia minorile, questa storicamente in Italia, il sistema della giustizia minorile riesce a recuperare tantissimi minorenni. Riesce a recuperare tantissimi minorenni, lo ripeto, perché avendo visto poi per anni ragazzini che ti dicono: io per la prima volta, cioè grazie appunto ad essere finita in carcere, sono stata presa in carico e c'è stato un progetto su di me per tutta la parte sia penale interna che esterna, questa è l'esperienza italiana della giustizia minorile che viene poi esportata in tutto il mondo. Ora l'unico gruppo proprio sul quale non si riesce a intervenire, e questi sono dati a livello nazionale, sono le minorenni rom sinti e camminanti, cioè significa che loro hanno un destino già segnato. Allora, chiunque si occupi di diritti umani è particolarmente inaccettabile, perché io, per il fatto di nascere in un campo, che sia un campo a Milano, a Napoli, a Roma, non importa, ho il destino come femmina, tra l'altro, segnato, io lo trovo particolarmente inaccettabile. Per questo abbiamo inserito anche questa parte all'interno degli indicatori che andremo a appunto a valutare. Chiaramente abbiamo fatto poi, sulla base appunto delle migliori metodologie, anche un'analisi dei rischi possibili, delle possibili soluzioni. La parte fondamentale sono le misure sperimentali ed è l'allegato A1A alla delibera. Allora, innanzitutto leggerei il titolo, perché poi veramente questa è un'occasione, veramente vi ringrazio anche per entrare nel dettaglio. Il titolo parla di misure sperimentali e temporanee, ok? Misure sperimentali e temporanee delle persone rom, sinti e camminanti in condizioni di fragilità per il superamento delle residenzialità nei campi di villaggi della solidarietà di Roma Capitale. Allora, l'attenzione ai termini qua è dovuta: temporanee, sperimentali, e qui quando io vi parlo di valutazione vi dico che la sperimentazione sarà una reale sperimentazione, perché io vengo da stamattina, siamo andati a visitare un posto di Roma Capitale che la cui sperimentazione è stata avviata nel 2008. E viene continuato, no? Tra l'altro è un posto, casa iride, insomma una situazione in cui ci si occupa appunto delle persone in stato vegetativo, quindi ma lì le sperimentazioni tu le devi studiare e se funzionano le metti a sistema, quindi banalmente noi lì stiamo cercando di studiare se quel modello sia replicabile, perché sia per tutte le persone che in stato vegetativo, le cui famiglie non possono occuparsene a casa, eccetera. Quindi la stessa cosa qui, cioè sarà una misura sperimentale che andremo a valutare per poi metterla a sistema. E soprattutto per le persone in condizioni di fragilità, questo lo dico perché sono state scritte e dette tantissime cose imprecise, la raggi dai soldi ai Rom, l'analisi verrà fatta soltanto su campioni, tutte le famiglie, cioè qui è famiglia per famiglia e ci prenderemo carico delle situazioni di fragilità per fare in modo che questa fragilità non sia una fragilità permanente, ma che si possa appunto superare, perché le misure sono temporanee, ok? Allora, i beneficiari, chiaramente noi abbiamo previsto il fatto che ci sia la sigla di questo patto, da parte di questo patto che abbiamo chiamato appunto patto di responsabilità solidale, e che deve essere sottoscritto da tutti i membri maggiorenni partecipanti in qualità di beneficiari del progetto. E vorrei dire, abbiamo messo anche evidenziato questo, la domanda di partecipazione al progetto, la sottoscrizione del patto e la piena e consapevole accettazione delle condizioni concordate costituisce condizione imprescindibile per l'accesso a tutte le forme di sostegno previste dalla presente disciplina. Quindi non soltanto la sottoscrizione di questo patto, ma poi vado e anticipo sulla parte delle esclusioni all'articolo 6.
abbiamo previsto appunto al punto 5 che vengono quindi esclusi chi abbia sottoscritto il patto di responsabilità solidale con Roma Capitale e successivamente ne abbia violato gli obblighi, quindi abbiamo previsto un meccanismo di esclusione, questo proprio per appunto questo lavoro di monitoraggio che abbiamo impostato fin dall'inizio, e abbiano sottoscritto il patto sopra richiamato e fornito dichiarazioni mendaci, quindi oltre ai controlli che verranno fatti anche per chi chiaramente rifornisce informazioni mendaci vengono anche successivamente, possono essere esclusi. Allora, le misure di sostegno economico. Noi abbiamo delle misure di sostegno economico che diciamo questo: per ogni singolo o nucleo familiare possono essere destinate misure a sostegno dell'inclusione abitativa e o lavorativa per un totale complessivo importo non superiore a 10.000 euro per l'intero percorso programmato, cioè abbiamo messo un tetto, quello è il tetto massimo. Il patto di responsabilità solidale definirà la quota di compartecipazione alla spesa da parte del singolo nucleo familiare, cioè ci saranno tutti quelli che possono compartecipare, devono compartecipare, quindi stiamo andando contro appunto questa modalità che era di solito di tipo assistenziale. Per le misure di sostegno all'inclusione abitativa noi abbiamo Presidente. Previsto... Mi scusi assessore, io non la voglio interrompere, ma noi abbiamo l'obbligo di chiudere il consiglio alle 6. Sì. Ci piacerebbe sentirla tutta, magari viene in commissione la prossima volta, però può tornare, riconvochiamo un consiglio, però visto che dobbiamo chiudere alle 6, abbiamo 25 minuti neanche. Sì, no, siamo interessati, ma sempre alle 6 dobbiamo chiudere. Scusate un attimo, no, voglio sentire mi fate sentire il commento? Per favore, mi fate. Allora, è stato richiesto se non sbaglio. Leggo qui perché sono un po' perplessa, è stato richiesto un consiglio sul piano superamento del campo La Barbuta, non mi pare che sia stato è questo. Scusi, come prima firmataria posso risponderle, Presidente? Le posso rispondere? Cioè, lei allora, mi può rispondere? Mi faccia parlare allora. E io quello che sto dicendo a loro, se mi fate finire. No, le volevo solo dire una cosa, che lei ha ragione che l'abbiamo chiesto, anche nell'interrogazione si chiede una risposta, il problema è che la chiusura è stata messa alle 18, allora a me va bene anche finire alle 23 di questa sera, io rimango volentieri e farò anche. Allora, guardi, le tempistiche, siamo però nei tempi. Se... Allora, io le vorrei ricordare scusi, che scusi, Presidente, ma non è affatto un problema, perché se il Consiglio vota una proroga dei tempi, non c'è alcun problema, c'è no, ma io vorrei ricordare che siamo scusi, che gentilmente è arrivata per spiegarci allora, il piano. Scusate, grazie, mi fate Presidente. Fare il mio lavoro? Siamo ancora nei tempi, ci sono 5 minuti di replica, una per gruppo, adesso faremo le repliche una per gruppo. La ringrazio di aver ricordato la ringrazio di aver ricordato all'assessore Baldassarre quali sono le tempistiche, di averla informata. E se vuole coglierà anche la sua richiesta di invito in commissione e quant'altro. Allora, assessore Baldassarre, io le confermo che veramente il piano è interessantissimo, i dettagli, immagino che per questo sia stato voluto il consiglio straordinario. Sì. Però a questo punto veramente è interessante, cioè possiamo eventualmente pensare a votare qui una proroga, così non mettiamo in difficoltà nessuno. Assolutamente. E ci prendiamo l'altro tempo necessario per non togliere nessun problema. L'opportunità né all'assessora di continuare a spiegare né a noi di poter avere ulteriori dettagli. Sì, nessun io problema. Penso che serva, io faccio una proposta, poi su questo siamo d'accordo, i voti e vediamo. Cioè dobbiamo comunque votarlo il assolutamente, la proroga sempre, assolutamente. Però la proroga in genere è alla fine, alle 18 si vota la proroga. Adesso abbiamo informato e la ringrazio l'assessore Baldassarre delle tempistiche, quindi decidiamo anche il da farsi. Allora, in genere... Allora, sì, io non ho interrotto l'assessore perché ho capito che avevo capito leggendo l'ordine dei lavori, io non ero presente alla riunione in cui è stato convocato il Consiglio, però leggendo piano superamento della Barbuta e poi dalla sua presentazione iniziale che il Consiglio è stato chiesto per avere i dettagli del piano. Io ringrazio l'assessore Baldassarre perché veramente i dettagli ce li sta dando e sono interessantissimi, voglio dire, immagino che dopo questa illustrazione magari molti dubbi non ci saranno, molte
cose che non erano vere sono state spiegate, sono stati aggiunti altri particolari, voglio dire, era tutto molto interessante. Non ho colto finora nessuna intenzione di volerla fermare da parte delle opposizioni. Ditemi voi, se volete cominciamo con le... Presidente, non ha concluso, per noi possiamo andare avanti, ma visto che c'è una maggioranza che numericamente c'è sopra, se ma poi votiamo di proseguire e loro bocciano, non funziona. Ma figuriamoci, allora, mi scusi, guardi, figuriamoci, cioè... stiamo facendo delle discussioni inutili, mi scusi, allora Presidente. Votiamo. No, mi sembra è un po' un'attività teatrale in atto, cioè c'è l'assessore, c'è Baldassare, può spiegare per alzi tutto il parla, tempo che vuole. Si deve alzare quando parla. Quando siamo... E quando allora, siamo vicini alle 18 votiamo l'eventuale proroga dei tempi. Si deve alzare quando punto, andiamo avanti, grazie. Come ha? Questo è il paese della maggioranza, visto che è stata richiesta. Allora, grazie, io vorrei che adesso vi calmaste un attimo. Alle 18, come da regolamento, verrà votato se prolungare o no. Se volete andare avanti con gli interventi dei gruppi consigliari, me lo fate presente, altrimenti andiamo avanti. Non ci vedo niente di strano. Quindi possiamo andare avanti con l'illustrazione? Alle 18 decideremo come procedere. Da regolamento non si può fare prima. Assessore Baldassarre, può continuare, grazie. Ok. Allora, per le misure di sostegno economico, appunto dicevo, c'è questo totale complessivo importo non superiore a 10.000 euro. Va bene? Si sente? Sul sostegno all'inclusione abitativa è prevista la compartecipazione alle spese per l'abitazione, fino a una somma mensile massima di 800 euro per singolo nucleo familiare e secondo i criteri per un periodo non superiore a 2 anni. Per far fronte alle seguenti necessità, io anche questo entrerà nel dettaglio proprio perché questo era stato richiesto. Uno, il pagamento da parte di una parte del canone di locazione con graduale assunzione del totale onere a carico del nucleo interessato in relazione al contratto di locazione di una civile abitazione regolarmente stipulato e prodotto dallo stesso beneficiario secondo un piano finanziario allegato al patto e sottoscritto dal beneficiario medesimo. Mi soffermo su questo per dire come noi poi anche nelle misure di sostegno abbiamo previsto la progressiva emancipazione anche appunto da questo sostegno tramite fondi appunto europei. Il 2, il pagamento delle spese relative ai ratei di condominio per l'abitazione familiare con graduale assunzione dell'intero onere a carico del richiedente secondo un piano finanziario allegato al patto e sottoscritto dal beneficiario stesso. 3. L'erogazione di una somma una tantum non superiore all'ammontare del deposito cauzionale, laddove richiesto nel contratto di locazione di un immobile destinato a civile abitazione, il cui preliminare sottoscritto dal locatore e dal beneficiario deve essere prodotto dal beneficiario. 4. Il pagamento delle utenze relative alla conduzione dell'immobile, quali le bollette per le utenze elettriche, idriche, gas e tari. E sottolineo che i beneficiari degli incentivi di cui appunto abbiamo detto devono produrre idonea rendicontazione della somma spesa entro 60 giorni dall'erogazione della stessa mediante produzione di idoneo documento ricevuto comprovante il pagamento effettuato e tracciabile. Siamo entrati molto nel dettaglio proprio per dire che questi fondi devono chiaramente essere utilizzati per questo, non per altro, e devono progressivamente essere diciamo ridotti. Per quanto riguarda il sostegno all'inclusione lavorativa sono previste misure economiche una tantum a sostegno dell'avvio di piccole realtà imprenditoriali, ad esempio spese di costituzione dell'impresa, acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, quote iniziali di contratto in franchising, l'applicazione oppure aziendale inerente all'attività di impresa, eccetera. O per avviare piccoli percorsi percorsi di inclusione lavorativa, ad esempio le spese per l'acquisizione della licenza di guida, l'espletamento delle pratiche, per entro il limite massimo di 5.000 euro per ogni individuo o nucleo familiare, secondo un piano finanziario allegato al patto e sottoscritto dal beneficiario stesso. Poi qui c'è l'articolo 4, è dedicato proprio ai criteri di accesso alle misure di sostegno. Per il riconoscimento delle misure di sostegno, i beneficiari degli specifici interventi verranno individuati in sinergia, e qui c'è la chiave, tra i servizi sociali e con il supporto della polizia locale.
e chiaramente attenendosi ai criteri e priorità e le priorità seguenti: la presenza di minorenni nel nucleo familiare, la presenza di persone con particolari fragilità o patologie o disabilità, l'esperienza lavorativa anche se informale o di ricerca di inserimento lavorativo, l'attivazione di pregressi percorsi con il segretariato sociale territoriale o gli altri interlocutori. Chiaramente questo, c'è poi una tabella che potete trovare appunto in questo allegato, in cui ci sono i criteri di valutazione, gli elementi da valutare e i parametri per l'assegnazione del percorso. Questo sia per la situazione anagrafica del nucleo familiare, per la situazione occupazionale, per la formazione, la scolarizzazione, la salute e le istituzioni. Quindi noi nello strumento di sostegno al nucleo familiare abbiamo inserito tutti gli elementi di cui abbiamo parlato, quindi 4 elementi della strategia. Chiaramente, quindi parte fondante anche rispetto alle domande che venivano poste è chiaramente la parte su la scolarizzazione. Per i requisiti, i cittadini italiani e stranieri che sono stati appunto censiti, quindi noi segnalo la tempistica dei censimenti. Noi il censimento l'abbiamo fatto prima del piano, proprio perché non ci fosse anche nelle fasi successive un cambiamento rispetto alla popolazione di riferimento, quindi fa fede il censimento realizzato quest'anno dalla Polizia municipale. Quelli che presentino un ISEE relativo all'anno di predisposizione del progetto pari o inferiore a 10.000 euro, abbiano presentato domanda di partecipazione al progetto e sottoscritto il piatto di responsabilità. Per le esclusioni, sottolineo solo questa parte, chi risulti titolare di diritti di proprietà, superficie o usufrutto di beni immobili in Italia o all'estero, riferiti a tutte le tabelle delle categorie catastali. Questo ci siamo rifatti anche rispetto a delle misure che erano state assunte negli ultimi anni anche in altre città, proprio per appunto avere una precisa fotografia della situazione patrimoniale. Chi risulti assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi compresi gli immobili di uso abitativo di proprietà di Roma Capitale, chi abbia titolarità e possessi di beni mobili di lusso, titolarità e o possesso di beni mobili di lusso, sottolineo, abbiano la titolarità di conti correnti, depositi bancari, titoli e altri componenti del patrimonio mobiliare per un valore pari o superiore a 10.000 euro, abbiano sottoscritto il patto di responsabilità solidale con Roma Capitale e successivamente ne abbiano violato gli obblighi, questa è la parte di esclusione, e abbiano sottoscritto il patto, come ricordavo prima, sopra richiamato e fornito dichiarazioni mendaci. Ci sono poi tutta una serie di altri interventi di sostegno, e in particolare chiaramente abbiamo qui riportato quegli interventi di cui vi ho parlato prima, cioè di chiaramente il creare dei ponti con dei servizi già disponibili. Poi vorrei soltanto portare la vostra attenzione ai contenuti di questo patto di responsabilità solidale tipo, che è poi la novità che abbiamo introdotto. Questo chiaramente è proprio pensato è uno strumento operativo per l'accordo che Roma Capitale fa con appunto i componenti del nucleo familiare. Qui, chiaramente l'obiettivo è quello, come abbiamo detto, di fronteggiare situazioni di disagio e di emarginazione sociale, quindi lo ricordo perché è rivolto appunto in particolare alle fragilità come le abbiamo poi individuate nel piano, e quindi che si richiede questo intervento integrato. Qui vengono riportati nel patto il sostegno all'inclusione abitativa e il sostegno all'inclusione lavorativa e per quanto riguarda gli impegni ad aderire al percorso di accompagnamento volto al conseguimento dei documenti per la presenza regolare sul territorio italiano per tutta la durata del progetto. Questo è un modo anche per regolarizzare le situazioni, perché c'è una presa in carico anche dal punto di vista legale. Considerate che nei campi ci sono anche tantissimi apolidi e all'interno della famiglia stessa ci sono delle situazioni dal punto di vista giuridico molto diverso tra loro. Porterei la vostra attenzione sul garantire l'iscrizione e la frequenza scolastica continuativa per i minori appartenenti al proprio nucleo e in età di obbligo scolastico. Questo l'abbiamo fortemente voluto, l'inserimento di questo, cioè chi appunto aderisce al patto si prende l'impegno non soltanto di iscrivere ma di mandare i propri figli a scuola.
garantire la disponibilità a favorire la frequenza di attività post-scolastiche dei minori compresi nel proprio nucleo, questo è anche per appunto dare la possibilità ai ragazzini di partecipare ad attività extrascolastiche, quindi come genitore io mi impegno non soltanto appunto a mandarlo ma anche a favorire l'inclusione sul territorio nel lavoro tra pari che sappiamo essere fondamentale, garantire la disponibilità alla frequenza di corsi di formazione e orientamento al lavoro o per la creazione di impresa individuati di comune accordo, aderire al percorso di accompagnamento per l'inserimento nella soluzione alloggiativa alternativa individuata con il supporto del responsabile dell'accompagnamento, poi ci sono alcune opzioni. Sottolineo soltanto due aspetti, garantire la demolizione del modulo abitativo. Ora, questo l'abbiamo inserito proprio per essere coerenti con quello che vi dicevo prima, cioè sul fatto che noi non vogliamo fare delle finte, scusate, lo dico in estrema sintesi, cioè noi nel patto c'è anche il fatto che viene demolito il nucleo abitativo, quindi non è che ci saranno altri che potranno essere presenti in quel campo successivamente. Lo dico perché questo è parte integrante, insomma, della strategia o appunto dell'alloggio precario, quindi questo lo abbiamo inserito, e garantire l'iscrizione e la frequenza scolastica per minori appartenenti al proprio nucleo in età d'obbligo scolastico nel trasferimento in altra zona di residenza. Cioè le famiglie si impegnano non soltanto nel momento in cui sono ancora nel campo, ma anche successivamente appunto a garantire la frequenza scolastica per i propri appunto i minorenni e chi è in obbligo scolastico, ma non solo, come abbiamo visto. Quindi poi avrete visto allegata la domanda di partecipazione al patto. E tutto questo era appunto nel piano. Come sapete, noi abbiamo affrontato poi una soluzione, abbiamo diciamo trovato una soluzione simile anche per il Camping River con la deliberazione 146 del 28 giugno 2017, quindi il Camping River è il terzo campo che entra nella sperimentazione. Allora, abbiamo poi pubblicato il bando, chiaramente questo gli uffici, noi avevamo fatto una direttiva a dicembre appunto che è stata poi integrata nel percorso del piano e quindi partiamo con la sperimentazione. L'impegno di spesa, come sapete, ammonta a 2.268 milioni di euro, di cui più di 1,5 milioni per la Barbuta e 698 mila euro per la Monachina, più ulteriore 1,5 milioni del Dipartimento proprio per favorire i progetti di inclusione abitativa e lavorativa. C'è ricordato quindi l'importanza di sottoscrivere questo patto di responsabilità e questo è il modo attraverso il quale appunto saremo operativi nell'utilizzo dei 3,8 milioni del PON metro che possiamo utilizzare per il superamento. Quindi è stato, come sapete, pubblicato il bando che prevede appunto dal 1 novembre del 2017 al 31 ottobre del 2020, questo è il periodo previsto appunto dalla progettualità, che verranno finanziate attraverso il bando. Io chiuderei anche insomma la luce del dibattito che c'è stato dicendo che noi avevamo previsto nella delibera di approvazione del piano, oltre al fatto che il tavolo cittadino divenisse appunto un tavolo permanente, alla creazione dei tavoli municipali, anche il fatto di creare un ufficio speciale. Quindi nel frattempo, a proposito del tempo, chi ha tempo non aspetti tempo, come dicevano i nostri nonni, abbiamo già la sindaca ha già appunto firmato un'ordinanza che ha previsto la creazione di un ufficio speciale di scopo presso il Campidoglio. Questa è la fase finale di questo percorso dal punto di vista dell'assetto dell'istituzionale di chi poi appunto attuerà il piano. E dico questo e chiudo con questo, cioè c'è una questione molto importante che noi fin dall'inizio abbiamo tenuto a mente. Il Dipartimento Politiche Sociali e in particolare tutta la parte dei milioni di euro negli anni spesi sono stati anche oggetto e sono oggetto di attenzione da parte della magistratura rispetto a Mafia Capitale. In questa sede diciamo questo e la finiamo qui. Quindi noi abbiamo fortemente voluto che l'ufficio di scopo per l'attuazione di questo piano fosse presso il Campidoglio. Questo secondo me è anche da una parte la dimostrazione dell'attenzione, come veniva ricordato
concordato che questa amministrazione dà a questo tema per dare delle risposte appunto concrete ai cittadini, sia appunto a chi vive dentro i campi che chi vive intorno ai campi. L'altra è che non è soltanto appunto il Dipartimento Politiche Sociali a doversi occupare dei Rom, Sinti e Camminanti, ma anche tutti gli altri dipartimenti, e quindi avendo diciamo creato questo ufficio di scopo è diciamo la prova provata in qualche modo dell'attenzione che l'amministrazione vuole dare a questa tematica. E chiaramente, come detto, ci sarà un coinvolgimento, e già appunto ci sono stati i primi incontri anche di questo municipio nell'ambito dell'azione dei tavoli municipali, e noi continueremo chiaramente a fare la nostra parte. Vi ringrazio per l'attenzione. Possiamo passare alla fase successiva, che è quella degli interventi dei gruppi consiliari. Ricordo che ci sono 5 minuti a gruppo, quindi possiamo iniziare. Chi vuole iniziare? Consigliera Cerconi. Che nessuno mai vuole iniziare per sentire quello che dicono gli altri. Eppure è stato molto interessante, Assessore, quindi grazie per essere intervenuta. E l'unica cosa che io non posso proprio sentire è quando sentiamo ce lo chiede l'Europa. Ce lo chiedono prima i cittadini romani. Ha fatto un esempio, ha spiegato molto bene quello che potevamo trovare insomma nel bando. L'unica cosa di cui volevo informarla è che quando lei mi parla di scolarizzazione, la scolarizzazione è obbligatoria anche all'interno del campo. Questo non esula e non elimina il fatto che la realtà che noi ci troviamo davanti è che tantissime famiglie, i bambini a scuola non li mandano oggi. Questa è la realtà, e non è che dobbiamo promettere la casa per dire: se io ti prometto la casa tu devi essere bravo, mi devi mandare i bambini a scuola. Non funziona proprio così, Assessore. Tra l'altro, quello che in realtà non torna è che noi abbiamo parlato fino ad ora, lei ci ha spiegato bene, che si tratta di persone che sono in difficoltà. Su questi, sul totale delle persone, quindi dei nuclei familiari all'interno del campo, non ci ha detto quanti nuclei voi intendete assistere. A me risulta, ma non vorrei sbagliare, più o meno il 10% dei nuclei che sono all'interno del campo. 10% dei nuclei significa ovviamente alto costo e pochi beneficiari. È ben comprensibile che non si può fare un piano di lavoro senza capire quanti sono questi destinatari e beneficiari delle vostre azioni. Mi parla di volontà di uscire, ma se poi qualcuno questa volontà non ce l'ha, il campo lo lasciamo aperto. Allora forse bisognerebbe essere un po' più chiari da questo punto, su questo aspetto. Altre cose che volevo sottolineare, e mi permetto di sottolinearle, è in realtà, ho perso una marea di fogli su cui mi ero segnata tutte le cose che lei giustamente ci ha citato, eccoci qua. Ha parlato di accompagnamento all'abitare, rientro assistito volontario, spostamenti in altri comuni, ma è una cosa pur parler o qualche comune ha dato il suo ok? Ad oggi a Fratelli d'Italia non risulta. Non solo, mi lasciano perplesse diverse strategie che avete individuato, in quanto forse ancora di più lesive dei diritti poi dei cittadini romani, e le spiego il perché. Parliamo di sostegno al microcredito, riciclatori del metallo, mercatini dell'artigianato, creazione di ditte individuali. Lei lo sa, Assessore, quanti sono i ragazzi oggi in Italia che dai 15 ai 24 anni non sono inclusi in nessun percorso e che avrebbero bisogno delle stesse identiche basi, dello stesso identico sostegno? Sono il 19,9%, uno su 5 dei ragazzi italiani dai 15 ai 24 anni avrebbe bisogno dell'identico stesso motivo. È ovvio che leggendo delle cose del genere qualsiasi cittadino romano in qualche modo si risente di quello che sta avvenendo, ma si risente, mi risento anch'io, quando sento che 1,5 milioni vengono dal Dipartimento. Immagino che siano sempre fondi che vengono dall'Europa e che il Dipartimento decide di stanziare su queste attività.
Se non è così, non ce l'ha spiegato, perché in realtà o sono fondi destinati, perché se sono fondi che il Dipartimento decide di stanziare su quelle azioni, c'è un grandissimo problema. Fatto sta che, le dico la verità, sentendola parlare anche un po' scherzando, neanche Marino avrebbe pensato a un piano Rom così a sinistra quanto ha pensato lei. E effettivamente mi lascia un po' basita, e in realtà sono anche molto dubbiosa sull'effettiva realizzazione. L'effettiva realizzazione che si basa, secondo voi, su un fatto molto volontaristico, senza rendervi conto. Io sono stata diverse volte alla Barbuta e abbiamo avuto, io non c'ero quando è successo qui, ma abbiamo avuto l'esperienza della volontà di una discussione del genere in Sala Rossa, qualcuno se ne ricorderà, quando venne all'interno del municipio, i consiglieri se lo ricorderanno, un esponente del campo Rom della Barbuta minacciando di morte chi aveva osato pensare di poter chiudere questi campi Rom. L'associazione sì, l'associazione che stava presentando. Io non ero presente, ricordo quando ci fu quel problema, e le faccio presente che non è così tanto scontato come lei pensa chiudere un patto per le famiglie, né tantomeno rilasciare alla volontà di chi abita all'interno dei campi, e come dice lei ci ha abitato per 30 anni, pensare di uscire. Il sostegno economico di 3,5 milioni è un sostegno enorme. Le dico la verità, io non ho sentito, e questo è forse quello che più mi rammarica della vostra giunta, una tale presa di posizione anche su tanti servizi che servirebbero ai cittadini. E mi dispiace dirlo, perché noi su questo territorio, mi creda, abbiamo situazioni di difficoltà che sono forse peggiori anche di quelle che troviamo all'interno del campo. Eppure oggi fa tanto clamore questo, perché forse servono voti, serve dare una smossa ad una situazione che avevate promesso in campagna elettorale. Noi sulla chiusura dei campi ci siamo, non su tutte queste azioni, perché sono impensabili di fronte alla situazione che noi viviamo sul nostro municipio. E gliene cito una perché è stata già citata in precedenza e credo che mi manchi forse 30 secondi. I fondi per la 154, il sostegno economico, il sostegno all'abitare. Ci sono famiglie numerosissime che non hanno un aiuto. E allora è da quello che nasce la rivolta, è da quello che nasce l'esasperazione di tante famiglie italiane. Se non siamo in grado di dare servizi a chi oggi li sta chiedendo da tanto tempo, perché poi dovremo anche vedere con gli assistenti sociali che dalla loro lamentano effettivamente un carico di lavoro che negli anni è cresciuto tantissimo, staremo a vedere. Sono sincera, ho sottolineato come vice capogruppo di Fratelli d'Italia le cose che non ci hanno convinto, e purtroppo non ci ha convinto una larghissima parte. Poi ci spiegherà magari che cosa significa lavoro informale, tutta la parte dei riciclatori del metallo, dei mercatini dell'artigianato. E mi permetta una battuta infine: quando specificate non di seconda mano, intendevate dire che non li dovevano rubare? Perché se è così, quella è già una legge dello Stato, non serviva rimarcarlo un'altra volta. E quindi quello che dico, e concludo veramente, è che non ci troviamo d'accordo con questo piano. La ringraziamo per la presenza, perché crediamo che sia utile discutere. Io credo che anche i consiglieri di maggioranza debbano ringraziare, perché non erano preparati forse sull'argomento, per le spiegazioni che ci ha dato. E in questo senso, sì, l'avete ascoltata con molta curiosità, perché neanche loro probabilmente se l'erano letto. Fatto sta che è stato molto utile, ma non ci troviamo d'accordo, perché proprio la visione che abbiamo di città, l'idea che abbiamo di città è completamente diversa, e la chiusura dei campi Rom non passa sinceramente attraverso il bonus degli 800 euro, non passa attraverso le start-up dedicate esclusivamente a dei soggetti, perché di soggetti fragili la nostra città ne ha molti. Grazie. Allora, vediamo l'orario, perché penso che sia il caso di votare. Sono le 18, votiamo per una proroga, siamo tutti d'accordo ad andare avanti? Sì? Va bene. Per quanto tempo vogliamo prolungare? 15 minuti, mancano 30 e 20. No, io penso che
Non so se siete d'accordo, ma mi sembra giusto, se arrivano domande, lasciare la replica anche all'assessore, che può dare risposte, altrimenti non ha senso. Va bene? Va bene, siete d'accordo? Va bene? Allora, mezz'ora, siamo tutti d'accordo? Bene. Come vogliamo procedere lo chiedo, intervento e replica, ricordo che è un intervento a gruppo consigliare, ok? Intervento e replica direttamente? Quindi assessore, a lei la parola per la replica. Ma presidente, mi scusi, forse non è più funzionale far parlare tutti i gruppi, poi l'assessore risponde a tutti quanti. Decidete voi. Sennò... Decidete no, voi. No, perché sennò prendiamo più tempo, solo per quello. Come volete, magari può segnare tutti quanti gli interventi e poi alla fine, benissimo. Bene, prossimo intervento. Ma io dico che rispetto al... Io chiaramente sono stato uno dei firmatari del piano di superamento Campo della Barbuta, oggi parliamo di questo, anche se forse al centro del dibattito e forse il motivo della riunione più che il piano superamento Campo della Barbuta doveva essere quello che è il problema della gente del nostro territorio, del settimo municipio, come ho detto prima, la rabbia e la sofferenza. Cioè qui c'è in una parte del nostro municipio che si respira diossina. Io capisco che parliamo anche del piano, io l'ho detto anche in precedenza, noi dovremmo parlare della mobilitazione che deve uscire da questo municipio, una mobilitazione da parte del municipio insieme con i cittadini, perché si venga pressato quella che è, io penso, l'istituzione più vicina rispetto alla risoluzione di questo problema, che è la prefettura. Allora io penso che è importante quello che ha detto l'assessore, che è stata straripante, voglio dire, veramente un trasporto fortissimo rispetto al, io ho visto con grande voglio dire dedizione a quello che è il grande pathos rispetto al discorso dei nomadi. Però, voglio dire, parlare di queste cose è giusto, però assessore, più giusto sarebbe stato, io penso, rispetto ai nostri cittadini, da mettere al centro anche il discorso della diossina. Cioè non è un discorso secondario rispetto al piano. È stata fatta una mozione in consiglio comunale, rispetto a questa mozione l'assessore non ha detto nulla, ha parlato soltanto del piano. Qui c'è una mozione del 21-6-17, praticamente rispetto al sindaco, che intervenisse presso il prefetto. Io dico con forza pure e con impegno, con solidarietà di tutte le forze politiche, io dico anche di questo municipio, tutti uniti con i cittadini e mobilitati perché si risolva. Ma io dico in questo caso tempestivamente, subito, perché a nessuno va di respirare diossina. Io capisco tutto l'impegno rispetto al piano. Questo, voglio dire, è comune in tutti. Però oggi dovevamo parlare, voglio dire, io spero che anche gli altri gruppi condividano questo, non li ho sentiti parlare di questo con forza, e invece con forza bisogna parlare di questo. Ecco, c'è la popolazione sofferente che si riunisce, che si mobilita, voglio dire, io vorrei capire, a parte i consiglieri, perché i consiglieri sono importanti e fondamentali, ma anche la giunta comunale, anche la giunta municipale, che dia una risposta in termini di mobilitazione. Non è che, come ha detto giustamente la Presidente, non è che possiamo risolvere il problema, però noi dobbiamo impegnarci insieme con gli altri perché questa cosa si risolva. Ben venga il discorso che ha detto l'assessore dei tavoli municipali sui campi. È chiaro che il municipio deve essere coinvolto.
ho apprezzato molto quando la Presidente ha detto autonomia, autonomia. Io lo dissi in Consiglio Municipale, fui l'unico intervento in Consiglio Municipale quando si parlò di programma del programma nella prima riunione del programma municipale. Io vedo con piacere che oggi la Presidente, io spero che questo però impegno della Presidenza dia anche risultati a livello cittadino, perché poi questo discorso si tramuti in delibere. E comunque voglio dire, il discorso della illegalità deve terminare. Assessore, ecco, l'impegno suo deve essere quello di rivolgersi al sindaco e a ribadire, penso che ce ne sia bisogno, che con forza porti avanti lei, rispetto al prefetto, una risoluzione di questo problema. Con forza, perché è il primo cittadino di Roma, Roma ha una valenza internazionale, non è possibile che di fronte anche all'Italia e anche in generale anche all'estero ci siano situazioni purtroppo in una parte della città, ma dico non solo in una parte della città, anche in altre parti della città, dove i cittadini respirano diossina. Allora, prossimo intervento. Sì, un attimo che stavo chiedendo. Prima ce l'aveva qualcuno. Grazie mille. Sì. Faccio andare adesso avanti gli interventi. Vorrei ricordare che sulla convocazione del Consiglio Comunale la richiesta è stata municipale, sul piano di superamento del campo Rom e la Barbuta. Quindi io immagino che l'assessore Baldassarre sia venuto a rispondere al quesito su cui è stata interpellata. Questo volevo ricordare, non era sui roghi tossici. Ok. Sì, no, ma io lo volevo ricordare perché pensavo di aver letto male, invece... Assolutamente, poi adesso magari ne parlerà, però no, ma è stato chiesto il dettaglio sul piano, quindi il piano, voglio dire, volevo spiegare per quale motivo... magari andava dettagliato meglio... Sì, magari andava dettagliato meglio, insomma, se lo scopo doveva essere altro, ma parliamone, voglio dire, assolutamente. Prossimo intervento. Grazie Presidente. No, mi dispiace per, come dire, non lo so, qualcuno si è perso nella discussione evidentemente, però ribadisco che c'è una necessità prima di tutto di capire quello che succede, perché se non partiamo da lì probabilmente non elimineremo neanche il problema dei roghi. Poi è una cosa diversa dire che oggi c'è un'emergenza, ma c'è un'emergenza purtroppo lì, ma c'è un'emergenza su tutto il territorio cittadino rispetto a questo. Quindi poi dovremo parlare anche degli autodemolitori, potremo parlare dello sfalcio dell'erba che non si fa. Oggi è altrettanto importante acquisire tutte le informazioni e ringrazio l'assessora Baldassarre per avercele fornite, perché se non andiamo in quella direzione probabilmente noi potremo fare un intervento di emergenza oggi per sanare la situazione dei roghi, che ovviamente soffocano la città di Roma e i cittadini, ma probabilmente tra qualche mese riavremo lo stesso problema, perché il problema nasce da là dentro, dalle situazioni di illegalità che ci sono là dentro e dalla necessità di intervenire prima di tutto per sradicare il problema che parte esattamente da quei campi. Quindi io ringrazio e dico: il piano che avevamo letto, che poi in realtà è il piano che oggi si traduce nel bando che è stato appunto che è aperto e che scadrà, mi sembra, a settembre, quindi diciamo tutte queste operazioni sono demandate al soggetto aggiudicatario della gara, con un monitoraggio che verrà fatto da chi appunto vincerà, ma contestualmente per alcuni versi anche dal Dipartimento Politiche Sociali. È stato molto utile per quello che ci riguarda, primo perché siamo venuti a sapere che ci sono dei tavoli municipali attivati, non lo sapevamo,
che a differenza di quello che diciamo non si capisce all'interno delle maglie del bando, però non ci saranno dei campi intermedi, e questo è diciamo un fattore positivo perché si intravedono delle soluzioni di sistema. Quello che mi preoccupa di più è che diciamo l'assessora ci ha ribadito, è che, come l'ho definito prima, è un bando per scrematura, io l'ho definito così, tanto da ritagliare proprio ai nuclei più fragili la possibilità degli interventi. Il problema sono proprio quei nuclei che, non per sola esclusiva fragilità, ma per diciamo anche appartenenza ad una cultura molto particolare, perché poi non la possiamo chiamare nomade, ma all'interno del campo della Barbuta ci sono origini macedoni, bosniache, rom rumeni, cittadini italiani, quindi la diversità anche etnica che c'è all'interno del campo non può permettere un intervento di sistema strutturato e purtroppo uguale per tutti, perché delle resistenze purtroppo ci sono. Qualcuno non l'ha citato, ma per esempio il campo piccolo che era, che si trovava ad Arco di Travertino, tutto di un'unica nazionalità, ha dato diciamo, la facilità all'intervento, proprio perché facendo parte di un'unica comunità si è riuscita ad intervenire con un'incisività molto più mirata, anche nei confronti di quelle fasce di minori che sono più difficilmente a volte inseriti dentro il piano di integrazione scolastico per una serie di pregiudizi, ma anche per una difficoltà di gestione anche da parte della famiglia. Ovviamente un nucleo più piccolo ha un conto, esempi di città più piccole sono un conto, e questo viene anche detto nel bando, devo essere onesta. È ovvio che per campi che hanno una portata di 650-100 nuclei familiari è una questione totalmente diversa. Quindi, al di là di tutto, diciamo, penso che ci sono, un impianto è stato dato. Mi fa piacere che l'amministrazione Marino, qualcuno lo citava prima in modo ovviamente sbagliato, però non solo aveva individuato delle possibilità di dare delle aree a disposizione, perché inizialmente nacque un dialogo con le comunità, che non so, e questa è una domanda che faccio, se in questa fase sono state già inserite all'interno della discussione o se è previsto fare con loro un passaggio successivo, se hanno condiviso il piano con l'amministrazione oppure se sono chiamati a farlo in un secondo momento. E per me questo non è un punto, diciamo, non importante, anzi, ma l'idea di avviare le fasi di soluzioni tipo autorecupero, dare la possibilità di soluzioni una tantum oppure un sostegno a quelle famiglie che hanno veramente l'intenzione di uscire fuori dal campo, va bene, tant'è che lo ritrovavamo per esempio nel bando del superamento dei residence che fu fatto nella scorsa consigliatura, e rientrano in quelle misure di emergenza abitativa che sono, possono essere utili. Insomma, l'amministrazione Marino, qualcuno l'aveva anche connotata come quelli che vogliono dare la casa ai rom, quindi a proposito di coraggio, santa miseria se ce ne vuole di coraggio, e dire che oggi c'è una necessità anche di stare vicino a quelle famiglie che da anni magari hanno fatto anche una richiesta per l'edilizia residenziale pubblica in perfetta autonomia e che sono fuori dal sistema, così come tanti altri cittadini, è un altro di quei problemi sui quali l'amministrazione non può che metterci un'attenzione in più. Il problema è che diciamo, tutto questo non rischia di oggi di essere al momento una lettura così parziale, perché poi intanto dovremmo capire come andrà a finire il bando. E poi bisognerà capire ovviamente quali sono i veri impegni che si riusciranno a portare a casa, perché la scommessa non è c'è un'opportunità, ma diciamo, non è facile arrivare a meta. Non è stato detto nulla o poco sui 990.000 euro circa che sono invece per il personale, che sono diciamo quasi la cifra della metà del bando, che non è roba da poco. Proprio perché per seguire una mole di lavoro così, io lo capisco che serve, diciamo, però forse è un po' troppo, perché parliamo di 10 dipendenti, tra cui un project manager che dovrà essere laureato, che dovrà avere più 4 operatori full time, uno part time, 4 facilitatori di impresa che sono sempre full time, insomma
anche lì forse bisognerebbe capire se c'è stata probabilmente una valutazione rispetto ai costi che appunto hanno dato la metà delle disponibilità economiche esattamente per il personale. L'altra conferma, e questo veramente lo ringrazio l'assessore ma anche la presidente per averci dato, è che in realtà mi sembra che già ci sia una collaborazione con il governo, in particolare con i diversi ministeri. Questo è anche confermato dalle misure che vengono inserite all'interno del bando. Io mi riferisco al SIA, il sistema di inclusione attiva viene ovviamente salvaguardato e inserito all'interno del piano e quindi del bando, proprio perché non deve essere una misura escludente, anzi, e quindi deve essere assolutamente implementata e aiutata per tutte quelle famiglie che ovviamente il sistema del SIA nasce da questo governo, che poi si trasformerà in REG, il reddito di inclusione. Questo me lo conferma perché appunto i vari provvedimenti che sono stati elencati sono stati fatti in collaborazione con il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, con il Ministero delle Politiche Attive per le Sociali e delle Varie Opportunità. Insomma, mi sembra che un percorso il Comune di Roma su questo lo abbia già avviato. A tale proposito, e per concludere sui roghi tossici, tra l'altro ci informano che c'è un rogo attivo in questo momento al Campo della Barbuta, su questo io penso che forse una riflessione in più potrebbe le far, sì, no, cioè il complotto non funziona, diciamo. Penso che il decreto sicurezza del ministro Minniti però forse può essere un'opportunità, perché prima si faceva riferimento a il patto che è stato sottoscritto, appunto un protocollo d'intesa sulla scorta di quello che è stato fatto nella regione Campania. Beh, siccome c'è il decreto sicurezza Minniti che diciamo è stato votato, quindi è attivo, e in particolare dà più potere al sindaco, dà la possibilità di sottoscrivere dei patti tra prefetto e sindaco anche per proprio quale rappresentante della comunità, proprio per adottare, se è necessario, anche delle ordinanze per la salvaguardia del suolo. E in più all'interno di quello stesso decreto c'è per esempio la possibilità dei fondi stanziati per il recupero delle periferie. A questo punto magari potremmo chiedere, visto diciamo, la convinzione con la quale la Presidente insomma, va anche a, come diceva qualcuno, battere i pugni sul tavolo, mettere sul tavolo anche questo e insieme alla Sindaca magari portare a casa quello che il decreto Minniti e quindi il Governo ha messo a disposizione anche per la città di Roma, come città capitale d'Italia. Giustamente è giusto dire che ci devono essere adeguate risorse, ci deve essere un adeguato dialogo interistituzionale tra la città di Roma ed il governo. Mi pare che le misure ci sono, basta andarle a chiedere. Per il momento grazie. Interventi? Consigliere Giannone? Sì, grazie Presidente, gentili colleghi, grazie all'assessore che ha partecipato oggi ci ha illustrato ancora più nel dettaglio, semmai non ne avessimo avuto l'opportunità di leggere il progetto pubblicato sul sito del Comune. Io dico che oggi stiamo discutendo, rimanendo sul tema dell'ordine del giorno, stiamo discutendo di un piano che è concreto perché ci sono dei bandi, c'è un avviso pubblico. È un piano che sta prendendo forma, ha preso forma in un anno, nonostante si sia avvalso di una forma di finanziamento, il PONMETRO, che è previsto già dal 2014, ma poi i soldi bisogna anche saperli utilizzare e saper progettare e per poterli poi utilizzare. Dunque abbiamo letto prima il consigliere Guido ci ha fatto un excursus un pochino sulla storia di questa, della parte diciamo di atti e deliberazioni e quindi dell'attenzione che la consigliatura precedente ha avuto sul tema, ma che evidentemente non ha avuto risposte adeguate. Queste risposte invece le stiamo vedendo adesso e non sono risposte su carta, sono risposte concrete, quindi vediamo una soluzione. Il presente è qualcosa che ci dà la possibilità di poter ragionare su azioni concrete, no? L'assessore ci ha spiegato nel dettaglio i quattro assi portanti
su cui si basa questo progetto di superamento, perché superare una situazione potrebbe voler dire qualsiasi cosa, ma ce lo ha spiegato nel dettaglio. Adesso ognuno di noi potrà fare le proprie valutazioni, ma sicuramente nel futuro che vedremo gli effetti, e non solo, chiaramente non saranno delle azioni che saranno lasciate così andare per fatti loro, bisogna che ci sia una struttura, un'organizzazione, una gestione di questi progetti, e pertanto è chiaro, ritengo che sia fondamentale seguire, specialmente in un contesto di sperimentazione, seguire da vicino, molto più che in azioni normali, quelle che sono gli sviluppi, affinché si possa poi costantemente monitorare e controllare lo sviluppo stesso del piano, ove necessario anche apportare le opportune variazioni affinché il piano, poi il superamento avvenga realmente. Abbiamo parlato di piano superamento dei campi e ci si aspettava di parlare dei roghi, però guardate, io trovo che le due situazioni siano naturalmente connesse, perché come ci ha spiegato la Presidente, i roghi avvengono dentro i campi, perché ci sono delle logiche collegate al concetto di campo, di ghettizzazione, comunque di circoscrizione di situazioni no? particolari. Quindi il superamento dei campi, quindi il loro smembramento, la loro polverizzazione e l'integrazione delle persone seguite in un contesto, sicuramente porterà ad isolare quei pochi elementi che all'interno dei campi poi determinano le situazioni. Quindi io vedo il superamento dei campi come un'azione prerequisita. Chiaramente oggi dobbiamo affrontare i problemi su due livelli, quindi sicuramente quello sistemico, quello in prospettiva del superamento, e poi quello contingente del rogo che viene che avviene in questo momento. Per cui è chiaro che devono esserci due azioni nel breve termine e poi quella di lunga scadenza. La Presidente ci ha spiegato nel breve termine cosa sarebbe da farci. Io mi auguro che tutte le forze in campo a tutti i livelli possano prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda i soldi previsti, è normale che quando c'è un problema, ricordiamoci che questo è un problema che è stato creato, non è nato da solo, però è stato creato perché, come ci ricordava nella cronistoria della nascita di questi campi, il campo della Barbuta non nasceva così, è stata un'aggregazione successiva e chiaramente si è creato il problema. Ricordo che ci sono stati anche degli indagati proprio sulla gestione dei campi, e Mafia Capitale ci ha anche raccontato qualcosa più dall'interno. Ok, quindi i soldi, quando c'è un problema, sono necessari investirli per risolvere il problema. Quindi è inutile, non possiamo pensare che sia tutto gratis. Purtroppo c'è stato anche uno sperpero di danari anche nella gestione stessa, e continua a esservi. Allora dobbiamo prendere il problema di petto e bisogna risolverlo. Abbiamo l'opportunità di utilizzare dei fondi europei, quindi questo mi sembra che sia una soluzione che in qualche modo possa permettere l'impatto meno pesante per la cittadinanza, fermo restando che comunque questa amministrazione per la cittadinanza dei risultati li ha già dati. Ricordo 1,5 milioni di soldi, di euro, per la piccola manutenzione per le scuole, cosa che non era mai stata fatta prima, e dei 6 milioni di euro per i servizi sociali. Quindi voglio dire, i soldi cominciano a girare, anche ad essere integrati anche per i servizi cittadini. Dobbiamo recuperare altri soldi. Leggevo un articolo a proposito dell'AMA, no? Il Comune di Roma è creditore di centinaia di milioni per fatture non pagate da parte degli organi istituzionali, tra parentesi, questo è anche abbastanza grave. Ecco, io trovo che questo percorso, che dopo un anno da inizio consigliatura si è avviato, stia già cominciando a produrre
degli effetti. Siamo nel presente. Io con molta attenzione seguiremo l'evolversi della, diciamo, di questa progettualità, di questa proposizione. Però ritengo che sia una risposta, e faccio riflettere tutti, sulla tempestività. Si parlava di tempi prima, è normale che non possiamo naturalmente ragionare in termini di giorni né di settimane o di mesi. Certamente però vedete che dopo un anno di lavoro con un progetto così strutturato abbiamo già dei primi risultati, quindi sono molto fiducioso e non vedo l'ora di poter seguire l'evolversi di questo progetto. Pertanto il gruppo Movimento 5 Stelle è ben lieto di poter stare sul pezzo e seguire con attenzione l'evolversi della situazione. Diamo il tempo all'assessore per rispondere, la proroga sta, il tempo previsto già sta quasi per scadere, adesso lasciamo il tempo, intanto lei ha già segnato tutte quante le domande, quindi va bene. Sarò sintetica, grazie. Sì, no, grazie, anche grazie per l'ascolto. Allora, non credo di aver mai pronunciato "ce lo chiede l'Europa", piuttosto sono d'accordo con l'Europa, ci dà l'opportunità, lo dico in estrema sintesi, perché diciamo, cioè, ci dà l'opportunità di farlo. Allora, vado per punti. La questione dell'obbligo scolastico, assolutamente sì, cioè nel senso l'obbligo scolastico c'è, e lo ribadisco, è uno degli elementi fondanti, non è tanto essere vincolati a, cioè tutti, ci sarà un'azione, come dicevo, sulla dispersione scolastica, tutti, rom, non rom, italiani, stranieri, eccetera, proprio perché dobbiamo su Roma migliorare proprio i dati rispetto al tema obbligo scolastico, e quindi non è soltanto per le fragilità, ecco, su questo un punto di chiarezza. E rispetto a, alla questione della situazione, cioè del fatto, noi ci stiamo concentrando sui rom, non stiamo lavorando su altro, lo dico in estrema sintesi, credo sia stato pubblicato un comunicato proprio sul fatto che siamo riusciti ad avere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 milioni e 800 mila euro da spendere su 3 anni proprio per il rafforzamento dei servizi per le famiglie che avranno diritto al SIA, al sostegno all'inclusione attiva di cui si parlava. Noi abbiamo fatto chiaramente nell'ambito delle progettualità di Roma Capitale una scelta, per esempio lì, di non andare a bando ma di prevedere 26 assistenti sociali che verranno assunti a tempo determinato e che andranno a rafforzare la situazione che tutti conosciamo, no, di difficoltà nell'organico. Questa sarà una delle azioni che faremo per rafforzare appunto la presenza degli assistenti sociali sul territorio. E l'altro elemento che volevo portare alla vostra attenzione era rispetto, la consigliera citava i dati ieri dell'Istat, no, rispetto ai cosiddetti NEET, e questo è chiaro, non è che noi stiamo lavorando soltanto sui rom. L'ordine del giorno oggi era superamento del campo La Barbuta, quindi di questo abbiamo parlato. Il fatto che, diciamo, ci sia un'attenzione da parte anche delle opposizioni, dell'opinione pubblica su questo, non è, cioè, ci porta, chiaramente noi parliamo di quello di cui ci chiedete di parlare in queste sedi, e sarà interessante perché sia rispetto alla 154, alla 163, e noi tra l'altro abbiamo già proprio continuato l'attività per chiudere tutti i CAT. Ma nella stessa delibera abbiamo previsto due cose: il fatto che ci sia un piano per la vera fragilità abitativa e che i 34 milioni di euro che ogni anno Roma Capitale spende per i CAT vengano investiti per l'emergenza abitativa vera. Quindi questi sono altri dati, altri numeri, altre azioni che noi stiamo facendo proprio per i cittadini in difficoltà. Chiudo dicendo che parte fondamentale del nostro lavoro è attivare tutti i fondi attivabili, cioè oltre alle difficoltà di bilancio note, c'è una scelta a favore del sociale, tutte le variazioni di bilancio, e compreso l'assestamento adesso, hanno portato ad aumentare i fondi sul sociale e sulle scuole, e questa è una scelta, voglio dire, precisa, nel senso che è a favore, appunto, e a favore delle famiglie e delle persone che vivono sul nostro territorio. Il secondo aspetto è che stiamo cercando di utilizzare e attivare tutti i fondi utilizzabili, europei, nazionali, regionali, con una grande attenzione al fatto che i fondi vengano realmente messi a disposizione dei cittadini. Questa è parte fondamentale
fondamentale. Oggi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, abbiamo festeggiato un anno il 7 luglio con la pubblicazione del bando, perché era un preciso impegno e non credo che sia un problema di voti quanto di rispettare gli impegni presi con i cittadini, insomma. Grazie. Il consiglio chiude qui. Lei vuole? No, c'è un attimo, se avete un attimo di pazienza, io non lo so, abbiamo sforato già. Voleva fare un intervento la presidente Lozzi? Sì, due minuti, sì, certo. Allora, volevo semplicemente ribadire il concetto che il protocollo d'intesa è più fondamentale che mai, perché il decreto Minniti di cui parlavate permette al sindaco di investire in videosorveglianza, ed è quello che sta già facendo, di assumere persone di polizia locale, ed è quello che sta facendo con il mega concorsone, è quello di prevedere dei protocolli con la prefettura, ma se la prefettura ti risponde che non ha personale sufficiente, non ha risorse sufficienti, viene da sé che oltre a prevedere il protocollo 3-2, il governo deve anche stanziare risorse per assumere forze di polizia locale e può intervenire sugli orari di chiusura e di vendita degli alcolici, ed è quello che ha fatto con l'ordinanza. Quindi io oggi più che mai dico che è indispensabile questo protocollo d'intesa, e tutti, anche i comuni limitrofi, perché non è solo Roma che brucia, ma è tutto il Lazio ed è tutta Italia, dovremo chiedere al nostro governo. Grazie. Il consiglio chiude alle ore 18:30, perfetto.